immobilitazione, intendi l'engagement oppure soltanto quindi l'attivazione diretta e consapevole attraverso social media e altri strumenti, piattaforme, oppure soltanto portarli a votare e votare per Obama? No, parlo dell'engagement, parlo di una costituzione di comitati sul territorio, di persone che attraversano chilometri, che parlano con altre persone, quindi che si riattivano, si rimettono in contatto tramite social network, e tramite social network, in particolare Facebook, viene considerato più efficace per le campagne elettorali, esprimono pubblicamente la loro opinione a favore del candidato, ma soprattutto che si incontrano, che vanno a fare il porta a porta come si faceva in Italia negli anni 50 e che si mobilitano fisicamente, perché come raccontiamo nel libro un tweet non sostituirà mai una stretta di mano e l'ultimo chilometro di queste campagne elettorali ultra tecnologiche può solo essere fatto sempre dall'uomo. Non è un errore immaginare che le nuove tecnologie si sostituiscano all'uomo, ma al contrario ne potenziano la capacità, la visibilità, la capacità organizzativa per rendere il loro messaggio più dinamico, per far capitalizzare sia le risorse che i tempi, ma alla fine sono fondamentali perché ci aiutano a riscoprire delle vecchie tradizioni, diciamo, della democrazia europea, come il porta a porta. Che non era mai stato fatto precedentemente? Negli Stati Uniti veniva fatto molto meno, la società americana è meno, c'era la tradizione del canvassing, ma mai aveva conosciuto delle invenzioni così forti, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione, quindi la rivoluzione di Obama è stata una espansione di questo fenomeno in aree prima sconosciute, anche lontano dagli insediamenti tradizionali del Partito Democratico e con modalità completamente diverse, su temi anche diversi, lontani a quelli tradizionali della politica, e quindi i social network sono stati utilizzati per far conoscere giovani tra di loro su dei temi e degli argomenti nuovi, giovani che mai si sarebbero recati e mai forse ancora oggi si recherebbero presso la sede di un partito. Quindi i social network sono stati soprattutto un mezzo per attivare nuovi militanti, per renderli militanti, per formarli, immagino, e poi per mandarli porta a porta in modo fisicamente reale. Sì, accanto a questo c'è stato anche uno straordinario utilizzo per dei messaggi mirati, per, diciamo, un uso più tradizionale, per tutta quella parte dei cittadini che comunque negli Stati Uniti è ampia e decide comunque di non uscire di casa o di non aprire la porta al volontario che bussa. Sono stati uno strumento per far arrivare questo messaggio ipertargettizzato, molto profilato, che è elaborato prendendo in considerazione tutte le informazioni che i cittadini mettono su Facebook, quindi in base all'orientamento religioso, se sia un cane o no, all'orientamento sessuale, al colore della pelle e quant'altro, alla rete di amici, ai riferimenti, ai libri che si leggono, vengono elaborati messaggi molto mirati che vengono consegnati oggi attraverso la posta elettronica. Domani, si sta già sperimentando per la prossima campagna delle presidenziali, verranno consegnati direttamente sulla televisione, negli intervalli dei film arriveranno dei messaggi iperpersonalizzati in base alle conoscenze che si hanno di quell'elettore tramite la TV via cavo. Questo è stato fatto in queste elezioni in piccoli paesi di 50.000 abitanti, con un riscontro significativo rispetto poi al voto, ma i costi sono ancora troppo alti per portarlo a un fenomeno di massa. Nelle elezioni del 2016 e già in alcune elezioni di metà mandato del prossimo novembre, il prossimo ottobre, avremo già queste sperimentazioni molto più avanzate e quindi dei sistemi che faranno sembrare quelli della campagna del 2012 anni luce indietro. Come dice un tecnico, un webmaster della campagna di Obama, dateci meno legna e produrremo ancora più fuoco. È abbastanza inquietante questa prospettiva, ci porta piuttosto vicino al Grande Fratello. Ma questa è una lettura un po' semplicissima, nel senso che noi stiamo semplicemente assistendo, non è che i regimi o la Stasi, la polizia segreta non esistesse quando non esisteva internet o quando non esisteva Facebook. Noi stiamo semplicemente, quindi questi fenomeni di controllo da parte dei governi
sono sempre esistiti in modi diversi rispetto ai mezzi. Noi stiamo semplicemente assistendo a un, diciamo, spostamento dello spazio pubblico. Cioè, così come appunto una parte del confronto si sposta su terreni che però la politica ancora conosce poco e vede poco, così nei paesi arabi questi nuovi mezzi hanno addirittura consentito delle rivoluzioni, e quindi è naturale, anche se può non piacersi, che i governi corrano alle contromisure immaginando di utilizzarli per capire anche meglio i movimenti della società, ma non è che non lo facessero prima, nelle società, nei governi, lo facevano entrambi con altri mezzi, quindi si sta spostando lo spazio pubblico, e chiaramente chi ha più intelligenza, chi arriva prima sui nuovi mezzi, ha un vantaggio competitivo. Certo, chi ha più risorse. E certamente anche chi ha più risorse, che era esattamente lo stesso che veniva fatto prima con i manifesti elettorali. Quindi queste nuove tecnologie non cambiano la sostanza della questione. Impadronirsene o saperle conoscere prima fornisce in anticipo un vantaggio competitivo che in effetti in questi anni democratici hanno maturato, perché hanno iniziato a raccogliere questi dati molto prima. E internalizzano la gestione dei dati invece di esternalizzarla come hanno fatto i repubblicani, quindi abbattono i costi e hanno una gestione più efficace. Quest'uso dei dati, delle profilazioni, si risolvono nel concetto dei big data, e quindi i big data sono anche quelli che probabilmente orienteranno in modo predittivo le tematiche delle prossime campagne. Ma questo non è, cioè la cosiddetta agenda setting, la capacità di predeterminare i temi della campagna viene determinata da molti fattori, intanto anche dai finanziatori. Dei grandi finanziatori delle campagne, oggi come era in passato. Oggi negli Stati Uniti stanno cambiando delle cose sul finanziamento, e quindi la parte del finanziamento privato diventa sempre più importante, a prescindere anche dai big data, ma poi anche dalla politica, dalle vicende della politica, dal fatto che Obama per esempio ha introdotto, dopo 70 anni di tentativi e battaglie fallite dei democratici, la riforma sanitaria, quindi avvicinando paradossalmente gli Stati Uniti in un momento di crisi a un modello più europeo. Questo è un tema che certamente non potrà essere eluso e che la politica che ha imposto. Obama è quello che più di altri, in un momento di crisi, ha introdotto una regolamentazione del sistema finanziario che ha portato in questa campagna elettorale Wall Street a schierarsi più massicciamente che in passato a favore di Romney. E quindi anche questo è un altro fatto politico, cioè non darei per scontato che un cervello elettronico predetermini le prossime campagne elettorali, perché appunto non è solo la politica e i governi impadronirsi di questi strumenti, ma anche la società. Però quello che sulla base di fonti aperte la politica americana ha fatto, l'universo politico americano fa, è quello di utilizzare questi strumenti per conoscere meglio il paese. Mentre in Italia e in Europa noi li concepiamo ancora molto come strumenti di comunicazione dall'alto verso il basso, dal politico verso la società, peraltro soprattutto durante la campagna elettorale. Negli Stati Uniti, dove ormai 190 milioni di persone hanno un profilo Facebook, quindi più dell'elettorato, del corpo elettorale americano, vengono utilizzati come strumento per capire quelle parti di società dove la politica non riesce più ad arrivare, per conoscere quali sono gli umori dei cittadini e per definire una serie di messaggi anche ad hoc. Questo non è per forza il Grande Fratello, non è per forza un'idea negativa. Cioè il calo della partecipazione elettorale cui stiamo assistendo in Italia e in Europa e questa distanza tra cittadini è anche legata, e politica, è anche legata al fatto che la politica riesce a capire meno la società. Se la politica utilizzasse anche queste nuove tecnologie non per spiare, ma per capire, per conoscere meglio il grande mondo, giovanile e non, che si muove su questo fronte, e potrebbe fare dei passi avanti, non in termini di servizi segreti o servizi intelligence, ma in termini di maggiore consapevolezza di cose nuove nella pancia profonda del paese. Consideri che nel 2008 gli americani ad avere un profilo Facebook erano 40 milioni, nel 2012 erano 160 milioni, in Italia nel 2008 erano 600 mila. Oggi sono oltre 20 milioni le persone che hanno un profilo Facebook, quindi c'è stato un incremento in Italia più alto, in America si è quadruplicato, in Italia si è più che decuplicato.
E quindi questo offre un mondo con il quale la politica anche italiana si deve interfacciare non in maniera strumentale all'ultimo momento, non solo nei 60 giorni della campagna elettorale, ma in maniera stabile come fanno negli Stati Uniti per capire, per seguire, per utilizzare un altro fronte di presenza della politica all'interno del paese, perché molti di questi giovani magari non leggono più i giornali, guardano meno i media tradizionali, però non per questo non hanno idee politiche o non esprimono il loro giudizio sulla società. Questi sono nuovi mezzi non solo per comunicare dall'alto verso il basso, ma anche per coinvolgere e capire meglio, analizzare meglio cosa accade nel mondo.